Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Abbiamo visto la volta scorsa la definizione di radicale, il campo di esistenza di radicali. Abbiamo iniziato a vedere come si semplifica un radicale, ok? Che è una delle operazioni più semplici. Oggi ci focalizziamo sulle operazioni che possiamo fare con i radicali. Prendiamo un esempio, la semplificazione. Che significa semplificare un radicale? Beh, vi ricordate che l'espressione generale è questa, radice in generale di indice n di a elevato alla m. M ed n sono n, viene chiamato indice di radice, m l'esponente. Ok? Abbiamo visto che tutte le proprietà dei radicali sono facilmente interpretabili come proprietà delle potenze, a patto che uno, come abbiamo già mostrato l'altra volta, si ricordi che la radice n-esima è come l'esponente con una potenza, ripeto, con esponente frazionario, cioè questo posso scriverlo come a elevato alla m fratto n. Quindi l'accortezza è n rimane l'esponente di a, n diventa il denominatore della potenza. Ok? Semplificare il radicale significa riscrivere la stessa espressione in modo tale che la frazione m su n sia irriducibile, cioè che m ed n siano primi tra loro. Attenzione, una cosa che non sempre viene esplicitato, viene sottolineata, è questa proprietà si applica se sotto radice ho un'unica potenza, cioè m è un esponente relativo all'intero radicando. Ok? Mi spiego meglio. Scusate, spostiamo un attimo in su, non so perché, ecco. Esempio, radice, che ne so, quadrata o cubica ancora meglio, di 27. 27 posso scriverlo come potenza, 3 per 3 per 3, quindi radice cubica di 3 alla terza. Questo è come dire 3 alla 3 terzi. Ho scelto troppi tre, pazienza. Questi due sono semplificabili, quindi questa espressione vale 3. Posso saltare un passaggio semplificando direttamente su questa espressione, cioè fatemelo scrivere qua sotto per evitare pasticci. Radice cubica di 3 alla terza, posso semplificare la radice semplicemente cancellando i due 3. Così come altro esempio, se avessi, che ne so, radice cubica di a alla sesta, 6 e 3 sono semplificabili, qui mi rimane 2, questo diventa a alla seconda. Quando ho l'indice di radice mi rimane 1, la radice non si scrive più, mentre non metto niente quando ho un 2. Vediamo un altro esempio. So, radice quarta di a alla seconda, allora questo semplifico, qui mi rimane 2, il 2 normalmente non si scrive, mi rimane radice quadrata di a, sempre ovviamente nell'ipotesi che a seconda dell'indice di radice operiamo all'interno del campo di esistenza del radicando, in questo caso a deve essere maggiore o uguale a 0. Se non sono semplificabili, facciamo ancora un esempio, radice cubica di, che ne so, b alla quinta, rimane così, non posso semplificare ulteriormente. Anche se in realtà c'è qualcosa che posso fare, ma lo vedremo tra un attimo. Un'altra domanda? Non cambia nulla, se non posso semplificare mi conviene tenermelo come radicale. Ok? Fin qua ci siamo. Attenzione!
esercizio, supponiamo di dover semplificare con la radice quadrata di A alla quarta, B alla decima. Ok? Qui sotto radice ho un prodotto di due fattori, ciascuno col suo esponente. Quindi formalmente non sono in un caso simile a questo, perché sotto radice qui ho un'unica potenza. Per poter semplificare, devo scrivere questa espressione, in particolare radicando, come una potenza unica. Cioè scrivo come, tra parentesi, qui devo mettere un esponente opportuno. Che cosa metto? Metto un esponente che vada bene per la prima e anche per la seconda potenza. Quindi, avendo esponente 4 e 10, qui metto il massimo comune divisore dei due esponenti. Qual è il fattore in comune a 4 e a 10? Solo il 2, quindi qui va 2. Dopodiché ho la base A alla potenza che ottengo facendo 4 diviso 2, cioè 2, e B alla potenza 10 diviso 2, cioè 5. Quindi fatemelo riscrivere. Adesso che ho radice quadrata di alla seconda, b alla quinta, tutto al quadrato. Adesso sì, posso semplificare questo che è l'esponente comune con tutta la radice e mi rimane a alla seconda, b alla quinta. Ok? È chiaro il messaggio? Quello che è importante che vi arrivi è questo: non posso semplificare questo 4 da solo col 2, né questo 10 da solo col 2, perché fanno entrambi parte della stessa radice. Ok? Tutto chiaro? A dire la verità, c'è una strada per aggirare questo problema. Qual è? È la seguente. Vi ricordate, qui posso sfruttare una delle proprietà delle radici. Nota bene, l'abbiamo vista la volta scorsa, la radice n-esima di a per b, posso sempre scriverla a patto che a e b abbiano la radice, cioè le due radici esistano, come la radice n-esima di a per la radice n-esima di b. Cioè, quindi separiamo. Sì, posso considerarle come due radici separate, basta che l'indice di radice, attenzione, sia lo stesso. E posto che le due radici, radice di A e radice di B, esistano, cioè se n è pari, A e B devono entrambi essere non negativi. Ok? Se utilizzo questa regola, allora l'espressione di prima, radice quadrata di a alla quarta per b alla decima, può diventare radice quadrata di a alla quarta per radice quadrata di b alla decima. E adesso sì, posso semplificare le singole radici. Qui mi rimane radice a alla seconda e qui b alla quinta. Ok? Posso fare anche così. In relazione alla domanda di prima, cosa ho se avessi radice cubica di b alla quinta? Questo lo vedremo meglio anche tra breve. È chiaro fin qua? Radice cubica di b alla quinta. Beh, in realtà 5 non è multiplo di 3, ma 5 è più grande di 3. Quindi posso, anche se può sembrare un po' strano, scrivere b alla quinta come b alla terza per b alla seconda. Cioè posso isolare l'indice di radice, il 3, all'interno del 5 e usare le proprietà delle potenze. Qui b alla quinta posso sempre pensarlo come b alla terza per b alla seconda.
Adesso uso la proprietà di prima delle radici, quindi questa la scrivo come radice cubica di b alla terza per radice cubica di b alla seconda. E questa sì che è semplificabile. Quindi mi rimane b per radice cubica di b alla seconda. La radice qui rimane, però ho un b fuori della radice. Qui con questa domanda ho anticipato un poco, rispondendo a questa domanda, quella è una roba che faremo, un'operazione che faremo a breve, cioè portare fuori dalla radice un certo fattore, si dice. Questa è un'anticipazione, però funziona, si può fare. Ok? È tutto chiaro? Attenzione! Immaginate di avere un'espressione come questa, per esempio. Semplifichiamo la radice quadrata di 9a alla seconda meno 6a più 1. Possiamo semplificare questo radicale? In realtà sì, però con un po' di accortezza, perché è vero che 9 alla seconda, ok, 9 è un quadrato, alla seconda quadrato, quindi hanno esponenti che sono multipli dell'indice di radice, però sotto radice non c'è solo 9 alla seconda, ci sono anche altri due termini. E se vi ricordate, posso semplificare l'esponente del radicando con l'esponente indice di radice solo se è una potenza sola. Quindi se ho un unico termine, quindi la domanda è: posso riscrivere la mia radice in questo modo? Qui in questo caso la risposta è banalmente sì. Perché? Perché quello che c'è sotto radice è un quadrato. Questo trinomio è il quadrato di 3a meno 1 tutto la seconda. Vedete, c'è il quadrato del primo, 9 alla seconda, il quadrato del secondo più 1 è il doppio prodotto, meno 6a. Dopo averlo scritto come quadrato, allora sì, posso semplificare queste due la radice. E mi rimane 3a meno 1. Certo, sempre nel caso in cui il 3 meno 1 sia positivo, cioè che valga questa eguaglianza. Operando all'interno del campo di esistenza A e B, tenendo conto del segno del radicale, del radicando, pardon. Ok? Tutto chiaro? Non se domani. Un esercizio ci chiede solo di semplificare il radicale, non serve fare il campo di esistenza, normalmente viene richiesto se è necessario farlo, altrimenti l'esercizio può chiedere semplifica radicale assumendo di operare sempre comunque nel campo di esistenza. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Un altro esempio potrebbe essere questo. Radice sempre quadrata di x alla seconda meno, questo è un 2, meno 8x più 16 tutto fratto 9. Anche in questo caso il numeratore e il denominatore sono entrambi quadrati. Questo è il quadrato di x meno 4. Qui è no, c'è 9 che è il quadrato di 3, scusate, fatemelo scrivere come quadrato. Quindi questo posso scriverlo come x meno 4 tutto fratto 3 tutto la seconda, e quindi il 2 va via e mi rimane x meno 4 terzi, sempre nell'ipotesi che i segni vengano rispettati, cioè che x meno 4 terzi sia positivo. Ok? Se qui non ci sono problemi,
Allora, vorrei proporvi immaginate qualcosa di leggermente più complesso, come queste persone, per esempio. Supponete di dover semplificare, radice quadrata di un cinquantesimo per radice quadrata di un mezzo. Attenzione, qui né 50 né 2 sono quadrati, però posso sfruttare l'operazione che abbiamo visto prima, questa proprietà, all'inverso, cioè il prodotto di due radici è la radice del prodotto. Quindi posso scrivere il prodotto di queste due radici come un'unica radice, tanto l'esponente, l'indice di radice è lo stesso, c'è cioè 2 qua e 2 qua, e quindi il radicando diventa un cinquantesimo per un mezzo, che diventa 1 su 100. Ma 1 su 100 sì che è un quadrato, è il quadrato di un decimo. Ecco che adesso posso semplificare la radice. E mi rimane 1 su 10. Ok, qui uso, ripeto, l'operazione di prima, cioè il fatto che il prodotto delle radici è la radice del prodotto, l'inverso di quello che abbiamo visto prima. Posso usarlo in tutti e due i sensi. Però attenzione, posso applicarla solo se le due radici hanno lo stesso indice di radice. Vediamo quest'altro esempio. Non sempre operiamo con radici numeriche, ma i radicandi possono essere anche delle espressioni algebriche. Per esempio, l'esercizio radice cubica, questo è un 3, di a alla seconda meno 4a più 4 fratto a alla settima. In questo caso abbiamo diviso radice sempre cubica di a alla seconda fratto a meno 2. Questa è una A, spero che si riesca a leggere, fatemi la riscrivere. Immaginate di dover semplificare questa espressione. Anche qui utilizziamo la proprietà che la radice ennesima di A diviso la radice ennesima di B è la radice ennesima di A fratto B, posto che le radici esistano. Ok? Quindi abbiamo, fatemelo ricopiare, la nostra espressione possiamo scriverla come radice cubica di la prima frazione a alla seconda meno 4a più 4 diviso a alla settima diviso a alla seconda diviso a meno 2. Qui possiamo invertire la seconda frazione e trasformare la divisione in una moltiplicazione. Qui ho radice cubica di a alla seconda meno 4a più 4 diviso a alla settima per a meno 2 diviso a alla seconda.
La prima frazione ha un numeratore che è un quadrato, il quadrato di A meno 2. Quindi la scriviamo come A meno 2 alla seconda diviso A alla settima per A meno 2 diviso A alla seconda. Riutilizziamo le proprietà delle potenze e abbiamo A meno 2 elevato alla 2 più 1 che fa 3 diviso A alla settima per A alla seconda fa A alla nona. Abbiamo due potenze, per poter semplificare il radicale è necessario scriverlo come un'unica potenza, il cui esponente sarà il massimo comune divisore tra 3 e 9, cioè 3. Quindi questa la scriviamo come radice cubica di, parentesi quadra, qui abbiamo A meno 2 diviso A alla terza, adesso i 2 e 3 sono semplificabili e ci rimane A meno 2 fratto A alla terza. Tutto chiaro? Vediamo forse un altro esempio. Proviamo questo. Radice quadrata di A alla seconda meno 6A più 8 diviso radice quadrata di A meno 4 diviso A più 2. Stesso discorso, il rapporto della divisione tra due radici è la radice della divisione, quindi possiamo scriverlo come unica radice di A alla seconda meno 6A più 8 diviso A meno 4 A più 2. Anche qui cambiamo la divisione in moltiplicazione e viene A alla seconda meno 6A più 8 per A più 2 diviso A meno 4. Qui, non serve neanche dirlo, è opportuno verificare che questo polinomio non sia scomponibile ad esempio come multiplo di A meno 4. Qui abbiamo un trinomio di secondo grado, dobbiamo trovare due numeri che diano come prodotto 8 e come somma meno 6. La scelta più facile è qui sotto, avendo A meno 4, è ragionevole pensare che uno dei due sia 4, meno 4. No? Quindi possiamo pensare a 8 come, fatemelo scrivere qua sotto, come il prodotto tra, per esempio, meno 4 e meno 2. Anche perché dopo vedete che la loro somma diventa meno 6. Quindi il nostro trinomio A alla seconda meno 6A più 8 possiamo scomporlo in A meno 4 per A meno 2. Ricordate le scomposizioni dei fattori, quel trinomio particolare. Quindi qui scrivo tutto come radice grande di A meno 4 per A meno 2 per, avevamo A più 2 diviso A meno 4. Adesso l'A meno 4 è semplificabile, ovviamente sempre tenendo conto del campo di esistenza, e qui ho A meno 2 per A più 2, e posso decidere di tenermelo così oppure di scriverlo come A alla seconda meno 4. Tanto qui non posso semplificare niente perché in questo caso ho esponenti che sono 1, quindi non sono semplificabili col 2. In questo caso non posso semplificare questo col quadrato perché non è un unico termine sotto radice. Ok? Posso semplificare solo esponenti comuni a tutto il radicando.
l'esercizio si conclude o così o così. Il testo, vediamo che soluzione propone, la seconda propone questa. Ok? Tutto chiaro? Attenzione! Cambiamo leggermente situazione, vediamo se riesco. Ecco. Che succederebbe se avessi un'espressione come questa? Vediamo se riesco a spostarla in modo da leggerla. Immaginate, deve semplificare radice cubica di 1/2 per radice quarta di 2/3. Qui attenzione, i due indici di radice sono diversi. Posso applicare la regola di prima, andiamo a ripescarla. Non mi ricordo più dove l'avevo scritta, eccola qua. Solo se c'è la radice del prodotto e il prodotto delle radici e viceversa, solo se gli indici di radice sono tutti lo stesso numero, cosa che invece qui non è. A questo punto si usa la proprietà della semplificazione dei radicali, ma all'inverso, cioè per poter scrivere la radice cubica e la radice quarta come stessa radice, utilizzo questa proprietà, la radice ennesima di a alla m, cioè a elevato alla m fratto n, uso la proprietà invariantiva delle frazioni. Quindi posso moltiplicare sopra e sotto, chiamiamolo P, per una stessa quantità. Qual è la quantità minima che mi serve? Beh, devo scrivere queste due radici moltiplicando il 3 e il 4 col numero minimo in modo tale che le radici siano identiche e quindi sceglierò di ricondurmi al minimo comune multiplo tra 3 e 4 che è 12. Quindi nella prima radice moltiplicherò indice di radice ed esponente per 4, nella seconda per 3. Quindi, ripeto, da qui abbiamo radice cubica di 1/2, moltiplico per 4, qua ho 1, 1 per 4 e qui moltiplico 3 per 4. Poi ho per la radice quarta di che cos'era 2/3 mi pare, 2/3 le moltiplichiamo qui per 3 e qui per 3. Quindi alla fine avremo radice dodicesima di 1/2 alla quarta per radice dodicesima di 2/3 alla terza. Adesso sì, posso mettere tutto sotto la stessa radice di indice 12 e ho 1/2 alla quarta, posso scriverlo come 1 fratto 2 alla quarta per 2 alla terza fratto 3 alla terza. Ok? A questo punto il 2 alla terza e il 2 alla quarta sono semplificabili. Questo va via tutto, qui mi rimane 1. Quindi mi rimane radice dodicesima di 1 fratto 2 per 3 alla terza. Posso lasciarlo così oppure 3 alla terza 27 per 2 54. Ok, ma va bene anche se mi fermo qua. Voglio dire.
D'accordo? La parte importante è questa. Non posso scrivere come i due radicali come unica radice, a meno che non usi, non li riduca allo stesso indice di radice. E per farlo devo moltiplicare l'indice di radice e l'esponente di tutto il radicando per lo stesso numero. Quale numero? Quello che mi serve per avere come, indice, come radice comune il minimo comune multiplo delle varie radici che figurano negli esercizi. Poi il risultato può essere semplificabile o meno, ma insomma, per mettere sotto la stessa radice non posso che fare in questo modo. Ok, vediamo se troviamo un altro esempio. Magari ecco questo. Proviamo questo altro esercizio. Qui abbiamo radice quadrata di a meno 1 fratto x meno 1 diviso radice cubica, mi sembra di leggere, sì, di a meno 1 alla seconda meno 1 fratto x meno 1. Anche in questo caso abbiamo una radice quadrata e una radice cubica. Quindi per mettere tutto sotto la stessa radice dobbiamo scrivere una radice che abbia un indice che è il minimo comune multiplo di 2 e di 3, cioè 6. Quindi scriviamo per prima cosa radice sesta di a meno 1 diviso x meno 1 alla che cosa? Beh, per passare da 2 a 3, a 6 ho moltiplicato per 3, quindi qui metto radice cubica, l'esponente alla terza, scusate, diviso radice di, qui per passare da 3 a 6 moltiplico per 2 l'esponente, l'indice di radice, quindi devo farlo anche con gli esponenti. Quindi tutto radicando acquista un indice, un esponente 2. Adesso possiamo mettere tutto sotto la stessa radice sesta. Qui possiamo anche separare il numeratore e il denominatore. A meno 1 alla terza diviso x meno 1 alla terza. Facciamo subito il cambio in moltiplicazione per, abbiamo x meno 1 alla seconda. A alla seconda meno 1 posso sempre pensarlo come a meno 1 per a più 1. Tutto alla seconda. Che adesso possiamo semplificare. X meno 1 alla seconda va via tutto, qui rimane x meno 1 e nel passaggio successivo applico l'esponente denominatore da meno 1 e da più 1, quindi scriviamo radice sesta di, qui abbiamo a meno 1 alla terza fratto x meno 1 per, qui ci rimaneva 1 e qui abbiamo a meno 1 alla seconda, a più 1 alla seconda, quindi qui posso semplificare, qui va via tutto, qui rimane a meno 1, per cui avremo radice sesta di, al numeratore a meno 1 per 1 fa a meno 1, al denominatore abbiamo x meno 1 per a più 1 alla seconda. Ok? Tutto chiaro? Serve che ripeto qualcosa? Beh, vediamo un altro esempio se possibile.
Ecco. Un'altra operazione che si può fare tra radicali è la seguente, anche se in realtà immaginate, deve semplificare un'espressione di questo tipo, radice sesta di A alla seconda B, tutto al quadrato. Qui ho una potenza di un radicale. Qui è anche abbastanza semplice, siccome l'esponente riguarda tutta l'espressione, qui ho 6 e 2, okay, posso sempre immaginare che, anzi, facciamo così, andiamo sempre a riscrivere la potenza radice ennesima di A alla m, i due esponenti m e n commutano, quindi posso sempre immaginarlo come radice ennesima di A tutto elevato alla m. E quindi questo esponente, l'm e l'n, sono semplificabili perché sono numeratore e denominatore della stessa potenza. Per cui qui possiamo sempre immaginare questa espressione come se fosse scritta a, scusate, a alla seconda b elevato alla 2 sesti, e questo è semplificabile in un terzo. Per cui diventa radice cubica di a alla seconda b. Quindi posso direttamente operare la semplificazione tra questo 2 e questo 6. Perché? Perché questo esponente coinvolge l'intera radice, che c'è un esponente comune. Ok? Attenzione, radice, che ne so, quarta di 3 alla terza, ecco qui l'esponente e l'indice di radice non sono semplificabili, tra di loro sono primi. Al massimo posso scriverlo in questo modo, radice quarta di 3 alla terza, altro non posso fare. Che di 4 e 3 non sono semplificabili. Ok? Oppure ancora, vediamo ancora questo esempio, poi chiudiamo. Immaginate di avere una radice doppia, radice quadrata di radice cubica, ad esempio, di 2. Qui i due indici di radice, 2 e 3, la prima radice è come se fosse radice cubica di 3 alla 1 mezzo. Radice cubica è la potenza di un terzo, quindi ho e posso applicare la proprietà delle potenze, potenza di potenza è la potenza con il prodotto degli esponenti, quindi qui 2 alla 1 terzo per 1 mezzo, cioè 2 alla 1 sesto. E quindi ho radice sesta di 2. Qui posso fare direttamente il prodotto tra 2 e 3. Quindi posso andare direttamente a scrivere radice sesta di 2, come per esempio se avessi, che ne so, radice quinta di radice quadrata di A, questa è radice decima di A, e così via. Ok? Domande?
Per oggi ci possiamo fermare qua.